L'apnea ostruttiva notturna è una sindrome che può colpire anche i più piccoli, i bambini e gli adolescenti. In che percentuale? Beh, è una percentuale abbastanza alta, tra il 4 e il 6% della popolazione pediatrica, specialmente bambini obesi. Come fa un genitore, una mamma o un papà ad accorgersi che il suo bambino soffre di questo disturbo? Diciamo, la mamma è già preoccupata da tempo perché il bambino russa tutte le notti. Tengo a precisare che il russamento può essere un fatto normale quando il bambino è stanco, quando il bambino ha avuto una giornata difficile. Quando invece il bambino russa tutte le notti in maniera regolare da almeno 6 mesi, noi lo possiamo definire un russatore. Allora, un bambino che russa in maniera abituale, insieme ad alcune caratteristiche, quali ad esempio mutamenti del carattere, irritabilità, scarsa concentrazione, iperattività, e spesso anche un po' di sonnolenza durante la giornata, e che diciamo, lo pone male nei riguardi dei bambini all'interno della classe o del contesto sociale, sicuramente è una condizione che può far pensare all'apnea ostruttiva del sonno, insieme ad un altro importante pilastro che è l'ipertrofia adenotonsillare.